Voglio anche dire che mi ha fatto molto piacere avere oggi tante manifestazioni di affetto a tantissimi magistrati che mi hanno scritto, mi hanno chiamato, che spiega e racconta che chiunque immagini che ci sia da parte mia una forma di revascismo, una forma di alternatività rispetto al mondo della giustizia, dei magistrati, questo è fuori luogo. Certo, la sofferenza però è stata tanta, tantissima, ma lungi da me l'idea di una permalosità, di un preconcetto, di uno sfizio da prendersi ora in questa circostanza rispetto a chi, in maniera, come dire, indesiderata per noi, ha determinato questa forma di claustrofobia giudiziaria che ci ha accompagnato in tutti quanti questi lunghi anni, che poi è vero, professore, non sono 9-8 mesi, ma risalgono al 2006, sono quasi 11 anni di penitenza e di espiazione, il che la cifra diventa ancora più incontenibile sul piano di una insopportabilità di una giustizia che anche quando si rivela nel caso di una forma di imputazione per quanto ci riguarda comunque finisce per essere ingiusta per chi la subisce. Non è tanto l'uno o l'altro magistrato, è la giustizia, il pianeta giustizia che ha bisogno di determinarsi a fare delle cose diverse da quelle che fino ad ora non ha fatto fino a questa circostanza.